Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Andiamo a parlare della possibile uscita di Rugani dalla Juventus, direzione sembra Ajax. Però ragazzi, c'è qualcosa che non mi torna. Ragazzi, però come sempre vi invito a mettere like a questo video perché sono molto importanti i like al video. Guardate il video ragazzi tutto quanto fino alla fine, poi commentate se vi fa piacere. Condividete il video con i vostri amici e anzi soprattutto iscrivetevi al canale che mi mancano soltanto 10 iscritti per arrivare a 1000. Quindi ragazzi un piccolo sforzo, ditelo anche ai vostri amici se vi fa piacere che io possa continuare a portarvi sempre nuovi contenuti. Iscrivetevi sia voi che i vostri amici. Quindi condividete con tutti i vostri amici il mio link, il mio canale. E ragazzi, soprattutto attivate la campanella per avere tutte le notifiche di quando io pubblicherò i video. Ragazzi, come sempre, sono la mattina e sono sempre le 6 e mezzo. Quindi, se vedete che parlo un po', che mi impunto perché l'orario è presto e io sono andato a dormire, che erano oltre l'una. Allora, ragazzi, andiamo qua a leggere perché c'è l'uscita di Rugani, che comunque era nell'aria, ma c'è qualcosa che non mi torna. Allora, da qualche giorno la Juventus è andata a sudare sui campi della Continassa, dopo che era stata in Germania. Gli uomini della Gamotta ne hanno approfittato per disputare la loro prima amichevole in Germania e hanno incassato una netta sconfitta con Norimberga. E vabbè, questo anzi ci sta. A Motta si aspetta dei significativi passi in avanti rispetto alla gara contro il Norimberga, nonostante la sua Juventus continui ad essere un cantiere aperto, perché poi ragazzi, diciamoci la verità, non c'erano tutti i titolari, poi si avevano le gambe pesanti per tutti preparazione che stanno facendo, quindi il valore non ha, il risultato non ha senso. Il direttore tecnico Giuntoli comunque ha già messo a segno numerosi colpi sia in entrata che in uscita, ma anche agosto sarà un mese di fuochi d'artificio. Secondo quanto riporta vado da Alfredo Pedulla, Daniele Rugani ha detto sì all'Ajax. Però il problema, ragazzi, è che si va verso il prestito secco. Base di accordo già trovato con la Juventus. Ok? Per continuare a comprare, la Juventus dovrà prima vendere. Ok? Però, per arrivare anche agli obiettivi fissati da Giuntoli, uno su tutto, Koopmeiners, i bianconeri devono liberarsi di quei giocatori che non sembrano far parte del progetto Motta. Oltre a Chiesa, uno che ha già le valigie in mano è Rugani. Ok? L'accordo, quanto pare, è stato già trovato e presto raggiungerà il giovane allenatore dei Lancieri nella capitale olandese. Si tratta di un prestito secco, formula che forse farà storcere il naso a più di un tifoso. Allora, ragazzi, tutti mi dicevano: ma perché Rugani ha rinnovato il contratto l'anno scorso? Ragazzi, andava in scadenza, ok? Andava via, molto probabilmente sarebbe andato via a parametro zero. La Juventus dice: facciamoci un nuovo contratto, risparmiamo l'ingaggio, perché sembra sia fino al 2026-27, se non ricordo precisamente. Così almeno se c'è qualche squadra che lo vuole, lo vendiamo. Ok, ci sta, perché comunque Rugani per me alla Juventus, sapete tutti quanti che molti davano contro Rugani, ma negli ultimi tempi, diciamoci la verità, Rugani quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto il suo lavoro, ok? Quindi forse gli attacchi che Rugani ha ricevuto sono stati forse un po' troppo gratuiti, ma mi ci metto anche io in mezzo, Però, ripeto, ultimamente Rugani quando è stato chiamato in causa da riserva è un'ottima riserva, ragazzi. Un ottimo giocatore che in una big potrebbe fare la riserva e quando chiamato in causa potrebbe far bene. Oppure, diciamo, in una squadra di media classifica potrebbe anche fare il titolare. Ma tolto questo, io dico: questo è il claim di Giuntoli.
vendere giocatori per poi comprare giocatori. Perché tu mi vai a dare Rugani in prestito secco? No, questa cosa qui io non l'ho capita. Per di più Rugani, che a questo punto farebbe molto molto comodo alla Juventus quando ci sono partite tra virgolette meno di cartello, e potrebbe far rifiatare i difensori titolari ed un'ottima alternativa. O lo vendi oppure rimane alla Juventus. Io questa cosa qui, ripeto, non l'ho capita. Se qualcuno me lo può spiegare, c'è qualcosa che non torna. Qualcosa che non torna, perché finora tutti gli esuberi sono stati venduti ad un prezzo giusto, onesto, forse con qualcuno giunto, cioè, riuscito a fare la cosiddetta giuntolata, che a me non piace dire così, però per farvi capire che è riuscito a vendere dei giocatori che nessuno pensava si potesse fare a quelle cifre. E poi Urugani che onestamente è una persona molto corretta, educata, non mi ha fatto niente. Poi tu lo vai a dare all'Ajax, che comunque dicono abbia trovato l'accordo anche con Rugani. Ma mi dovete spiegare questo prezzo secco. Allora, primo, il contratto non glielo paghi tu, Juventus, e secondo, io perlomeno un prestito secco lo voglio a 3-4 milioni. Ok? So, non ha senso, perché poi il prestito secco a me a volte sento così mi viene da dire a niente, ovvero che, che il contratto se lo accolla tutto l'Ajax. Ma io non so, perché poi, quindi tu hai un giocatore che non, ok, non paghi l'ingaggio per quest'anno, poi il prossimo anno ti ritorna indietro e poi che fai? Gli rinnovi ancora il contratto per poi venderlo? Oppure rimane alla Juventus fino a... Non l'ho capito questa cosa qui non l'ho capita. Per il mercato della Juventus questa cosa qui non ha senso. Non ha senso. Se qualcuno, ragazzi, me lo può spiegare. Poi, ripeto, Rugani per me è un'alternativa molto valida per molte squadre big in Italia. Una panchina, una riserva molto importante. Poi sai che hai da convincere l'Ajax, scusate, da convincere anche l'Atalanta, e poteva entrare nella trattativa con Cupo Mainz, perché comunque all'Atalanta serviva un difensore e c'erano già stati dei contatti, sembra, tra Atalanta e Rugani. Se n'è fatto niente. Hai Nico Gonzalez, che vorresti prendere e portare Nico Gonzalez alla Juventus dalla Fiorentina. Allora mettilo dentro la trattativa per Nico Gonzalez, lui e McKennie, anche se McKennie non si capisce più cosa vuole fare, perché rifiuta l'West Ham, la Aston Villa, cose arabe. La Fiorentina lo voleva, ma lui dicono ha un stipendio troppo alto e non vuole andare alla Juventus, quindi non si capisce. Comunque la Juventus ha la possibilità di prendere dei giocatori, abbassare le pretese dei club mettendo dentro le contropartite. Tu che fai? Mi prendi Rugani, lo dai all'Ajax in prestito secco, dove non c'è nessuna anche accordo con l'Ajax per altri giocatori che tu potessi prendere. Quindi questa cosa qua non ha senso. Se qualcuno di voi me lo può spiegare qua sotto nei commenti, me ne sarei molto grato, perché io, ripeto, questa cosa qui di Rugani all'Ajax in prestito secco, come dicono qui nell'articolo, mi fa storcere il naso. È un giocatore, una pedina fondamentale, ripeto, per degli acquisti che la Juventus deve fare, perché so che l'Atalanta l'aveva richiesto. Alla Fiorentina farebbe molto, ma molto comodo, potrebbe fare molte più partite che fa la Juventus, perché comunque ha anche esperienza internazionale in Champions League e tutto quanto. Atalanta fa la Champions League, quindi poteva servire. La Fiorentina comunque prenderebbe un giocatore di esperienza, poi a Mosekin, potrebbe anche dare via Szczęsny anche alla Fiorentina, ci potrebbe essere dei scambi di giocatori, tutto quanto. Cosa qua? No, la Juventus lo va a dare all'Ajax. Io spero che sia
soltanto una, come si dice, una boutade, una battuta così, che poi non sia vero, perché sennò veramente questa cosa qui, io ripeto, non l'ho capita. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto voi cosa ne pensate, mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi, fate iscrivere, attivate la campanella e qui sotto, ragazzi, trovate lo sticker super grazie per le donazioni al canale. Fino alla fine, forza Juventus e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.